Io sarei tentato di rispondere come risponde un certo tipo di fisica oggi, e cioè che uno è in un qualche senso possibile ogni universo che sia compatibile con le leggi della fisica, naturalmente variando le costanti fondamentali, no? Variando anche di poco le costanti fondamentali, cambia la fisica sottostante e quindi possono venire fuori degli universi completamente diversi dal nostro. In alcuni di questi probabilmente si riprodurranno gli ammassi, le stelle, i pianeti, magari la vita. Magari c'è un'altra persona più o meno simile a me che sta raccontando più o meno non le stesse cose su un pittore bravo come Renzo Bergamo. Ma in molti altri universi questo non avviene, non ci saranno nemmeno le stelle, le galassie, non saranno universi ospitali per la vita, magari saranno universi molto brevi, destinati al collasso in modo brusco e drammatico, quasi degli aborti di universo. E questa enorme pluralità è oggi pensabile dal punto di vista di un fisico, anzi è diventata lo scenario di base di una teoria che non a caso si chiama inflazione caotica eterna. È stata elaborata da alcuni grandi fisici, Andrei Linde, Alex Viljenkin e molti altri. Naturalmente non è fisica nel senso della fisica della fissione o della fusione nucleare, non è fisica nel senso della fisica dei solidi, è piuttosto una grande immaginazione del mondo fisico che ci permette anche di rispondere forse alla domanda cosa c'era prima del Big Bang, cioè cosa c'era prima dell'inizio. C'era un altro universo da cui noi siamo in un qualche modo gemmati in un processo di, appunto, inflazione caotica. L'incontro con l'estetica del caos di Renzo Bergamo è stata anche l'occasione per ritornare a riflettere su un grande momento della storia dell'arte come è stato l'astrattismo, l'abbandono dell'oggettività della rappresentazione, tutta quella fase rivoluzionaria anche all'interno della storia dell'arte che più volte è stata anche interpretato come un momento, per dirlo in termini più filosofici, nichilistico, no? Di una testimonianza di una incapacità di espressione da parte dell'artista, incapacità di costruire significati, mondi possibili per l'appunto. E l'incontro con l'opera di Bergamo per me è stata l'occasione per ribaltare, qualora ce ne fosse stato il bisogno, una conferma in più per ribaltare questa testimonianza e vedere un artista che nella forma dell'astratto e in particolare nella ricerca sul colore, nell'assunzione del colore come luogo dell'interrogazione estetica e filosofica nel senso propriamente del termine, ha cercato e trovato dentro anche una profonda tradizione non solo artistica ma anche letteraria e filosofica l'occasione per indagare le dinamiche stesse della natura. Certo, con un linguaggio che non è quello della scienza, ma che dal linguaggio della scienza si è fatto, diciamo così, molto contagiare. E quindi da questo punto di vista è stata una sfida, una scommessa che ci ha riportato dentro una grande tradizione della storia dell'arte rivoluzionaria e imprevedibile in certi suoi esiti, ma al contempo mi ha fatto scoprire l'originalità e il valore di una pittura che ancora non conoscevo. Il primo pensiero che ho avuto è una battuta di Gauguin, il quale in uno dei suoi scritti che si intitola La menzogna della verità si chiede: ma ci siamo mai interrogati abbastanza sull'importanza del colore? Una domanda che apparentemente è retorica o scontata, ma che non lo è se uno prosegue la lettura di quel testo e soprattutto la prosegue mentalmente avendo di fronte a sé le opere di Bergamo. E Bergamo nell'indagine del colore, così come nelle sue esperienze musicali, aveva una ossessiva attenzione per tradurre esteticamente
quell'energia in cui lui individuava quello che chiamava appunto il mistero della vita, anche nel video che è stato prodotto questo concetto torna. E allora da Gauguin a ritroso, a Goethe, questa esperienza del colore come fenomeno originario che porta con sé la teoria era l'occasione per ritornare a un'intuizione originaria della natura nelle sue dinamiche, nei suoi ritmi, nei suoi modi di espressione. Un ritorno così profondo che l'arte stessa si doveva manifestare come fenomeno naturale e la natura si manifestava come forma d'arte. In questa sorta di simmetria tra arte e natura, che tiene insieme una lunga tradizione, una riflessione che tiene insieme arte e scienza, che può andare appunto, ma solo come esempio, da Goethe a Gauguin, ho trovato una sorta di compendio nella riflessione estetica di Renzo Bergamo. Io direi che la cosa che colpisce, ha colpito me a prima vista nelle opere di Bergamo, è la potenza della rappresentazione, la capacità di rendere una situazione anche complessa con pochi tratti in una meravigliosa sintesi semplice. E questo mi sembra il tratto comune, al di là delle contaminazioni reciproche che possono esserci, non esserci, venire dopo, venire prima, cioè questo non è il punto, ma il tratto comune che c'è tra una rappresentazione artistica di un certo tipo e un modello scientifico. In questo senso il tratto di Bergamo è uno di quei tratti che sa rendere situazioni che poi noi siamo portati a riconoscere, che so io, in alcune lastre della fisica atomica, oppure quando vediamo una, chiamiamola fotografia, di uno stato più antico dell'universo rispetto a quello in cui noi siamo collocati come spettatori coscienti. Ecco, questo è un elemento potente, è un elemento che appunto unisce campi diversi con grande capacità espressiva. Quel tipo di espressione che c'è, che so io, in Leonardo da Vinci, quando lo stesso tratto circolare rappresenta sia i riccioli di una donna che il gorgo di un'acqua, per esempio. E questo tratto, secondo me, è quello di una arte che è profondamente compenetrata con la realtà. E questo mi sembra uno dei tratti più entusiasmanti di questo artista, di Bergamo. Luce, io penso a energia, e penso in qualche modo a creazione. Mi viene in mente naturalmente la formula di Einstein che collega così bene energia e massa, no? E uguale a mc quadro. Penso a quella grande tradizione di pensiero che naturalmente viene prima di Einstein, che attraversa molto del nostro occidente, per cui la luce è all'origine di tutte le cose, come diceva il grande filosofo irlandese Giovanni Scott O'Erigena, o Riugina, come dicono altri, o come Roberto di Lincoln, detto il grossatesta, appunto, attraverso la luce Dio crea il mondo. Mi pare che in uno dei suoi appunti lui dica: figlio della materia, torno luce, come se quella materia colorata di cui lui stesso è parte, il mondo, l'universo, di cui lui stesso è espressione, rappresentazione, trovasse un compendio nella luce che tiene insieme tutti i colori, in qualche modo neanche la condizione di possibilità. Ma in maniera assolutamente simmetrica mi fa venire in mente il buio, nel quale Renzo Bergamo, durante la sua, diciamo così, la seconda o l'ultima fase della sua carriera, si è rintanato, evitando il rumore delle polemiche, le luci della ribalta, per approfondire una riflessione che in una contaminazione dei linguaggi potesse guardare come da nessun luogo, come se il buio fosse nessun luogo, e quindi senza contaminare lo spettacolo che andava guardando, quel magnifico universo di colori e di forme che si vede rappresentato nelle sue opere. Per un fisico, forse, almeno per un certo tipo di fisica,
più che uno scorrere del tempo, dobbiamo pensare al tempo come una dimensione quasi, dico quasi, di tipo spaziale, per cui il futuro e il passato sono là, da qualche parte. E questa è la concezione del tempo che noi abbiamo ereditato dalla relatività di Einstein, sia ristretta che generale. Quella generale è anche piuttosto interessante perché questa struttura spazio-temporale ha una geometria piuttosto bizzarra e piuttosto affascinante. Dove vanno mai le linee quando sono curve, dice Bergamo. E a me viene in mente la battuta secondo la quale la materia dice allo spazio-tempo di Einstein e di Minkowski come deve incurvarsi. Viceversa, l'incurvarsi dello spazio-tempo rivela la presenza della materia. No? E in questa concezione cosmologica che io secondo me occorre ripensare il tempo. Certo, questo può sembrare un esercizio astratto rispetto alla percezione del tempo che noi abbiamo nella vita quotidiana, quando, ahimè, quello che è passato ci sembra irrimediabilmente perduto e il futuro è ricco di mille possibilità perché non è ancora precipitato nel presente. Però questo riferimento che noi facciamo continuamente a un universo fisico è importante, perché, e questo forse è il senso di tutto quanto il discorso che stiamo facendo qui, la dimensione estetica ed etica della nostra esistenza non può prescindere da quello che io chiamerei un'intuizione cosmologica. E forse ogni buona arte, come ogni buona filosofia, è prima di tutto cosmologia. Per quanto mi riguarda, forse bisognerebbe ben intendersi che cosa sul termine interscambiabili. Abbiamo sentito poco fa che forse non concretamente praticabili, ma per esempio almeno teoricamente pensabili, sono i viaggi nel tempo, e la fisica, la cosmologia contemporanea non ha mancato di farci vedere quali anche possibili cortocircuiti potrebbero verificarsi qualora un giorno davvero fossimo in grado di viaggiare nel tempo. Cioè, ammesso anche che io possa tornare nel passato, lo vivrei nel modo in cui l'ho vissuto quando per me era il presente, o con una consapevolezza estetica anche, ma nel senso etimologico del termine, delle sensazioni, delle emozioni, ma anche etica, differente. Se siamo veramente, come Heidegger dice, fatti di tempo, probabilmente, anche se riuscissimo a invertire quello che sembra una freccia diretta verso il futuro e ritornare verso il passato, comunque il passato, il presente e il futuro non sarebbero tra loro interscambiabili.